Allora, io voglio ragazzi che immaginiate il vostro business come un tubo dell'acqua. Il vostro business è esattamente come un tubo dell'acqua, dove le persone entrano da qui e l'acqua cosa succede? Quando tu la metti in un tubo inizia a circolare. Le persone, dico, passano qua all'interno del vostro funnel fino ad arrivare alla fine. Alla fine chiaramente ci sono i soldi. Tuttavia, quello che succede nel 99% dei casi è che le persone si bloccano ad un certo punto del funnel. Quindi nessuno arriva mai fino alla fine, all'inizio, quindi quando stai partendo, proprio perché ci sono delle falde nel sistema. Quindi quello che andremo a vedere tra poco è come andare ad individuare esattamente il punto dove c'è un errore, dove c'è una perdita d'acqua. Come fai a capire quando c'è una perdita d'acqua? Beh, molto semplice, se io in casa ho una perdita d'acqua, l'unico modo per capire dove c'è questa perdita è aprire il flusso. Per questo che voi potete pensare di aver creato il sito perfetto, il funnel perfetto, l'annuncio perfetto, ma non lo scoprirete mai se è veramente così finché non buttate traffico. L'obiettivo deve essere aprire le ads, aprire il traffico e quando iniziano ad arrivare le persone, lì capisci dove stai sbagliando. Ci siete fino a qui? Confermatemi nei commenti se ci siete. Perché quello che andremo a fare adesso sarà andare a capire come è strutturato il vostro funnel per capire dove le persone si perdono, ok? Essenzialmente noi abbiamo queste quattro fasi che sono in successione, perché abbiamo come primo step le ads, ok? O possono esserci anche in alcuni casi i contenuti. E questo qui è il top del funnel. La punta del funnel sono i vostri contenuti, le prime cose che le persone vedono. Questa è la prima parte. La seconda, chiaramente, è il sito. Questo è fondamentale, è il sito, che è la seconda parte. La terza sono i lead, quindi i contatti. Lead sta per contatto. La quarta sono ovviamente le vendite. La prima parte sono le ads. Abbiamo una ad che sta girando. Se un'ad ha un costo per click, ricordiamoci che la cosa più importante per noi sono i click sul link, ok? È tutto quello che io sto cercando. Se un'ad ha un costo per click sul link di 1 euro, è un'ad che non va bene, cioè è già il funnel è morto qui all'inizio, perché tu puoi avere il sito web più figo del mondo, il posizionamento migliore del mondo, ma la gente non ci arriva neanche sul tuo sito. Quindi se già sei così, stai sbagliando completamente, cioè sei totalmente fuori. Non puoi andare bene. Viceversa, facciamo un altro esempio. C'è una, quindi questa è morta. Facciamo un'altra ad che invece ha i click sul link a un caso reale, potrebbe essere 700, 7 centesimi. Diciamo che tra i 7 e i 15 cent. Ok? Ora, se tu hai un costo per i tuoi click sul link tra i 700 e i 15 cent, segnatevi questi parametri. Stai portando tanto traffico sul sito, perché vuol dire che con 10 euro al giorno potresti avere un centinaio di persone che ogni giorno arrivano sul tuo sito. A questo punto, se tu hai 100 persone che arrivano sul tuo sito ogni giorno e da lì non arriva neanche un contatto, il problema dov'è secondo voi? È nell'annuncio? Quindi tutto si tratta di iniziare a portare il traffico e poi capire dov'è che si sta bloccando. Se il traffico non è arrivato all'acquisto, vuol dire che si è bloccato da qualche parte. Le persone si bloccano da qualche parte, devi capire fin dove sono arrivate. Solamente per azzeccare l'annuncio giusto, quindi l'inizio del funnel, potresti metterci settimane, ok? Ad azzeccare l'annuncio giusto. Però quando l'hai azzeccato, passi alla parte dopo, ok? Adesso vi mostro come andare a ottimizzare ogni singola parte in questo funnel che stiamo creando, ok?